concorso che è nato lo scorso anno, oggi siamo alla seconda edizione, e si propone di offrire una formazione tecnico-operativa ai nostri studenti del corso di laurea in ingegneria meccanica. Quindi unire a una conoscenza teorica anche gli aspetti operativi di uno stabilimento industriale di eccellenza come quello di Honda. Lo studente universitario di un corso di laurea magistrale in ingegneria meccanica sente parlare spesso di azienda all'interno dei corsi, ma non c'è molta possibilità di frequentare in maniera continuativa un'azienda. Il fatto di fare degli incontri settimanali, anzi un insieme di 9 incontri settimanali, vivendo nella giornata la realtà aziendale attraverso la didattica, è utile perché gli fa capire che tipo di ambiente c'è nell'industria, che tipo di complessità esiste, oltre evidentemente all'aspetto squisitamente tecnico applicativo dei contenuti che gli vengono in qualche modo trasmessi. È molto utile utilizzare, ci tengo a precisarlo, le competenze che comunque contribuisce a creare l'università con i ragazzi, quindi anche quest'anno abbiamo accolto 15 ragazzi con noi, ci siamo accorti che hanno già una buona preparazione su materie tecniche, ma non solo. Quello che abbiamo cercato di fare in questo percorso è di stimolare ancora di più su alcune competenze, alcune soft skill, come le abbiamo nominate, che sono quelle della comunicazione, del public speaking, piuttosto che alcune che noi le reputiamo importanti, come quelle del project management, perché poi tanti di loro entreranno in azienda a lavorare proprio sulla gestione di progetti, ma anche in esperienze che sono di primo approdo di tirocinio, sono chiamate a lavorare su delle esperienze formative dove ci sono progetti da sviluppare, da seguire e da curare. Lo stabilimento produttivo di Atessa innanzitutto è il più importante per le due ruote in Europa, anzi in questo momento è l'unico che produce motocicli e scooter in Europa per Honda, e ha un sistema di produzione abbastanza integrato, quindi abbiamo i reparti che vanno dalla pressofusione dell'alluminio, le lavorazioni meccaniche, alla saldatura del telaio del serbatoio, alle verniciature e poi agli assemblaggi, tutti intesi come assemblaggi dei subcomponenti e poi del prodotto finito. È inutile dire che i nostri prodotti vengono testati al 100% a dei banchi definiti proprio per simulare delle prove di guida, e quindi vengono testati in termini di funzionalità e di veste estetiche per poi essere consegnati ai nostri clienti in tutta Europa. Nella nostra storia abbiamo tantissimi modelli importantissimi prodotti in questo stabilimento. In questo momento siamo concentrati in 8 modelli diversi. In particolare siamo concentrati sulla categoria commuter, cioè i prodotti che vengono utilizzati per gli spostamenti quotidiani, nella serie SH, nata soprattutto per l'esigenza e il gusto del cliente italiano, e poi diventata la best seller in Europa. La serie Forza, nata su necessità del mercato francese, anche esso diventato un riferimento per l'Europa e anche per altri paesi nel mondo. E l'ultima nata è l'Adventure 350, che è una combinazione di utilità nello spostamento quotidiano e di piacere di guida, perché è un ibrido tra uno scooter e una moto. E poi abbiamo un motociclo leggero, che è il CBF 125. Ne produciamo in alta stagione circa 600 unità al giorno, in bassa stagione circa 300, per un totale che quest'anno girano intorno a 111.000 unità nell'anno. Abbiamo circa 900 associati, cioè persone che direttamente operano dentro lo stabilimento Honda, e poi c'è un indotto locale molto importante fatto di 18 aziende che vivono intorno a noi in un raggio di circa 40 km, che ne hanno all'incirca 1.200, quindi un indotto anche importante che rappresenta poi il terzo polo del motociclo in Italia. Il rapporto con la scuola e l'università per Honda è un rapporto molto importante da sempre, iniziato con l'intento di ridare al territorio e quindi col desiderio di esportare la cultura della meccanica, la cultura della qualità sul territorio. Oggi considerato un percorso win-win, a doppia via, perché
con questa collaborazione così progettuale sul campo, con la possibilità di avere gli studenti dentro la nostra azienda a fargli toccare con mano i nostri processi, automaticamente creiamo i presupposti per avere persone motivate e anche con una consapevolezza chiara di quali possono essere poi le necessità di inserimento in azienda. Quindi coltiviamo fortemente questo mutuo interesse per dare ai giovani strumenti per inserirsi nel mondo del lavoro in maniera rapida ed efficace. È stata un'esperienza sicuramente che mi rimarrà impressa. Abbiamo passato queste 9 giornate presso la Honda di Atessa. È uno stabilimento in cui lavorano moltissimi dipendenti e in cui c'è un aspetto fondamentale da non sottovalutare, che è quello sostanzialmente della collaborazione fra i vari dipendenti. Mi porto a casa sicuramente questo aspetto, anche la qualità del sistema produttivo e anche soprattutto mi porto dietro un bagaglio, ho accresciuto sicuramente il mio bagaglio culturale, perché abbiamo visto tantissimi ulteriori aspetti oltre a quelli che studiamo nell'ambito universitario. Una delle cose fondamentali che ho vissuto all'interno di questa azienda, oltre diciamo in parte a entrare all'interno delle dinamiche aziendali, avere la possibilità di riscontrare quali siano i temi studiati all'interno dell'università e quanto siano effettivamente applicabili all'interno di un'azienda, ma l'aspetto più importante secondo me è stato quello legato al, diciamo, alle soft skills, e quindi questi temi che diciamo in ambito universitario non sono trattati approfonditamente, poiché ci basiamo soprattutto su competenze tecniche, quando invece anche la parte di comunicazione e di tutte le varie soft skill risultano essere piuttosto rilevanti, soprattutto per un ruolo da ingegnere e anche magari da project manager.